Un saluto a tutti gli spettatori di Telegolfo, siamo alla Tenso Struttura di Maranola per la 13ª giornata di campionato C2 di calcio a 5. L'Heracles, secondo in classifica, oggi ospita il Buena Onda, fermo al quarto posto. Chi vi parla è Francesco Di Luna, accanto a me per curare le riprese c'è Tiziana Palombi. Andiamo a leggere subito le distinte. Per l'Heracles 22 Napolitano, 23 Petrella, 2 Valerio, 5 Ferrara, 6 Treglia, 8 Zottola, 9 Mella, 10 Riso, 11 Corona, 12 Bisecco, 19 Supino, 27 Corrente. Allenatore Matteo Macari. Per il Buena Onda invece 1 Pacioni, 2 Petrilli, 3 Cirilli, 5 Pacchiarotti, 6 Lorello, 7 Cimadon, 8 Barbierato, 10 Longo, 11 Infanti, 12 Martelli, 17 Violetto e 21 Salmeri. Allenatore Simone Stredini, arbitro il signor Antonello Pompilio di Aprilia. Le squadre si scambiano un saluto e iniziano a sistemarsi in campo. Probabilmente la formazione titolare del Buena Onda vedrà tra i pali il numero 12 Martelli. In campo invece Petrilli, Pacchiarotti, Longo e Salmeri, Longo capitano. Il Buena Onda, come detto, è fermo al quarto posto, infatti questa è una sfida importante per l'Heracles che ha pari punti con lo United Pomezia a 29 punti e punto. Deve tenere il distacco con la terza e la quarta classificata, l'Heracles Aprilia a 27 punti e appunto il Buena Onda a 26. Entrambe vengono da un'ultima vittoria prima della fine dell'anno. In campo per l'Heracles Petrella tra i pali, Bisecco, Corona, Zottola e Riso. Battono Longo e Petrilli per il Buena Onda. Ci siamo quasi. L'arbitro controlla che le panchine siano sistemate, che non ci sia disordine tra i giocatori fuori dal campo. Come detto, l'Heracles viene da una vittoria contro il Pontinia fuori casa per 7-2, Buena Onda invece ha vinto in casa con lo Sport Country Club per 6-3. Siamo pronti. D'inizio, primo possesso per il Buena Onda. Centrale in questa prima fase c'è Salmeri che scambia con Petrilli. Capitano Longo, chiuso benissimo da Bisecco, ma ottiene comunque un ottimo fallo Longo. Tra i migliori marcatori del Buena Onda c'è appunto il capitano Longo, ma anche Barbierato che partirà dalla panchina. Per l'Heracles invece il miglior marcatore è in campo, è Daniele Riso con 13 reti in campionato. Subito Riso tenta la conclusione, murata da Salmeri. Diciamo, questi scontri della 13ª giornata saranno importanti non solo per quanto riguarda l'Heracles ma anche per l'Aprilia. Infatti si scontrano, si incrociano la seconda e la quarta, la terza e la quinta. L'Aprilia che ospita il Lido il Pirata al quinto posto, il Pomezia invece ospita lo Sporting Terracina che ferma invece al decimo posto. Sbaglia intanto Bisecco, regala un calcio d'angolo ai ragazzi in casacca nera e arancione. Subito la conclusione di Longo sopra la traversa, bello il tiro di Mancino, chiede la deviazione Longo ma non c'è stata, dice l'arbitro. Intanto sdraiato per terra Petrilli ha subito un colpo al costato, anzi no, è Pacchiarotti. Interviene la panchina per
capire la situazione del ragazzo, spray ghiaccio sul costato. Diciamo quindi l'Heracles deve mantenere il passo eventualmente del Pomezia. Vincere quest'oggi significherebbe staccarsi, creare un vuoto almeno tra le prime tre posizioni e la quarta, perché nel caso in cui il Buenaonda dovesse perdere rimarrebbe fermo a 26 punti, mentre l'Heracles arriverebbe a 32, sempre tenendo conto di Aprilia e Pomezia. Si riprende intanto dal possesso Heracles, esce fuori dal campo Pacchiarotti, entrato il numero 17 Violetto, Corona scambia con Bisecco, Zottola si gira bene, controlla ancora questo pallone, chiede il fallo ma l'arbitro non lo concede. Intanto scontro di gioco ancora tra Salmeri e Zottola, l'arbitro concede fallo agli ospiti. Ancora Salmeri cerca lungo, lungo, bella la giocata con il neo entrato Violetto. Intanto ancora Riso che recupera il pallone, gran tiro di destro parato dal portiere Martelli, calcio d'angolo. Batte Bisecco questo calcio d'angolo, recupera Salmeri, parte a ripartenza, chiude ancora Riso. Ottimo intervento, il pallone ancora dell'Heracles. Attacco di Corona, non arriva Zottola, scambia, ancora recupera il pallone Zottola, il dribbling su Petrilli che recupera però il pallone, sgancia una bomba di destro che blocca Petrella. Partita subito in avvio accesa, perplesso Corona su questo scontro di gioco con Salmeri, ma l'arbitro concede la rimessa laterale al Buenaonda. Ancora Salmeri, la conclusione di Violetta, Violetto murata da Riso. Longo controlla questo pallone, si gira, intanto ancora Violetto e para Petrella. Buono l'avvio del Buenaonda, già tre volte andata alla conclusione. Intanto ancora uno schema, Salmeri controlla questo pallone, non tira però, lo scambia con Petrilli, ancora Violetta. Salmeri gestisce questo pallone, lo scambia con Petrilli, cerca lungo lungo, sbaglia però il passaggio, Bisecco tacca per Riso che lo manda profondo ma non arriva su questo pallone. Buenaonda ha il terzo miglior attacco del campionato dopo l'Aprilia al primo posto con 69 reti fatte e il Pomezia a quota 57, il Buenaonda invece ne ha siglate 54. Bello lo scambio lungo per Violetto, ancora para con il piede questa volta Paolo Petrella, ancora una conclusione, la quarta del Buenaonda in questi primi minuti, stanno concedendo troppo. Stanno concedendo troppo rispetto al solito, lo diciamo perché non a caso è la miglior difesa quella dell'Heracles con 19 reti subite. Ben 11 delle reti subite, delle 19 le ha subite solo con due squadre però, la prima il Pomezia e la terza l'Aprilia. Infatti abbiamo detto uno dei principali punti di forza dell'Heracles è proprio la difesa. Non che l'attacco non segni, perché
molte partite sono state vinte di misura per 1-0, 2-1. Ma le 41 reti siglate dall'Heracles sono comunque lontane dalle cifre delle squadre citate prima. Riso intanto scambia con Zottola, che tenta la conclusione, scheggia l'incrocio dei pali con un tiro di punta dalla tre quarti. Gran tiro di Zottola. Salmeri che gestisce continuamente il gioco del Buonaonda. Ancora lui. Bella la giocata di Violetto, da solo avanti a Paolo Petrella. Di Mancino largo, un'altra conclusione del Buonaonda. Troppi rischi. Si sta prendendo l'Heracles. Ma che giocata di Violetto, si è liberato in maniera fantastica della marcatura. Violetto tunnel a Riso, ancora Violetto, scambia la conclusione, il primo gol, sblocca il match il Buonaonda con il numero 11 appena entrato, Infanti, il vice capitano. Un'altra bellissima giocata di Violetto, il Buonaonda sblocca il match, 1-0 per gli ospiti, inizia in salita la partita per l'Heracles. È infatti la sesta conclusione del Buonaonda nei primi 10 minuti. Ancora un rischio di Zottola. Salmeri davanti al portiere, deviazione ed è probabilmente calcio d'angolo. Ma davvero disattenti in fase difensiva, non l'abbiamo mai visti i ragazzi di casa. Infatti ancora una doppia occasione per Buonaonda. Manca qualcosa in fase difensiva all'Heracles in questa prima fase, infatti si scaldano subito Mella e Treia. Zottola, la conclusione murata da Salmeri, ancora Violetto, un'altra giocata in rapidità, Daniele Riso. Zottola perde un altro pallone ma conquista un ottimo fallo, davvero ispirato il numero 17 del Buonaonda, autore di 2-3 giocate d'alta scuola. Intanto probabilmente il primo cambio dell'Heracles vedrà subentrare Yuri Mella. Questa punizione dalla tre quarti sul punto di battuta c'è Daniele Riso. Parte la sua rincorsa e para, anzi no, devia sulla linea il numero 2 Petrilli. Corona sbaglia il passaggio, è ancora Violetto, riparte, brucia Daniele Riso e chiude benissimo Petrella. Un'altra accelerazione incredibile di Violetto che lascia sul posto Daniele Riso. Che rapidità questo ragazzo. Non ha sbagliato una ripartenza Violetto. In questo caso bravo Paolo Petrella invece tra i pali. Controlla questo pallone Infanti, anzi no, chiude Daniele Riso. Chiama il time out Matteo Macari, c'è bisogno di rifiatare, di riorganizzarsi. Esce infatti Vincenzo Zottola, entra Yuri Mella. C'è stata fino a questo momento poca organizzazione per l'Heracles, ma ci sono tutti i presupposti per risistemare le cose. Spesso si dice meglio che capitino subito degli imprevisti in modo tale che in corso d'opera si possa riaggiustare le cose piuttosto che farli durante la partita.
In questo caso appunto l'Heracles è partito con il piede sbagliato, sta subendo i continui attacchi del Buenaonda, che meglio di così per adesso non poteva fare. Ed entra Mella, che si posiziona più avanti possibile per far alzare la squadra. Bisecco controlla questo pallone, scarica Daniele Riso per Corona, ancora Bisecco, scambia con Yuri Mella. Corona, bella rete di passaggi fitta, ancora Bisecco per Daniele Riso, grande lo scambio di passaggi, ancora Yuri Mella, penetrato, 1-1, Yuri Mella, subito decisivo il suo ingresso, pareggia subito i conti e fa 1-1. Rimette subito in chiaro le cose, non ho gol in campionato per lui. Salmeri, Violetto, gara subito intensa, Daniele Riso gestisce con tranquillità questo pallone, troppo lungo però il rilancio di Paolo Petrella, ancora Salmeri che sta toccando un'infinità di palloni, funge da perno centrale difensivo. Violetto, lungo, chiuso da Yuri Mella, scontro di gioco tra Mella e Pacchiarotti, che è rientrato in campo, intanto esce Violetto ed entra il numero 8 Barbierato. Uno dei migliori marcatori del Buenaonda. Ha un gran tiro da fuori Barbierato. Intanto Yuri Mella scambia bene questo pallone con Corona. Lo perde però poi senza commettere fallo. E intanto la bomba di Pacchiarotti che è deviata e finisce in calcio d'angolo. È una gara intensa, maschia, sia sotto il punto di vista del gioco che del contatto fisico. Barbierato, proprio lui, la bomba di Mancino, l'avevamo detto, devia in fallo laterale Bisecco. Ancora Barbierato, tenta più e più volte con il suo mancino. Ancora calcio d'angolo per il Buenaonda. Schema Barbierato, controlla questo pallone. Comincia da Salmeri, chiude in maniera perfetta Yuri Mella, intanto entra Valerio al posto di Bisecco. Sbaglia la misura del passaggio, in questo caso Pacchiarotti per Salmeri, un passaggio orizzontale. È così che non bisogna fare un passaggio. Valerio, lungo per Riso, troppo lungo. Barbierato scambia con Salmeri, chiama il movimento dei compagni, chiama il fallo di mano Salmeri, ma dice l'arbitro che non c'è stato. Corona intanto per Daniele Riso, scarica ancora per Valerio, può tentare la conclusione, invece cerca lo scambio con Corona, ancora Daniele Riso, bene l'intervento di Martelli. Hanno liberato benissimo la conclusione per Daniele Riso, che come sempre inquadra lo specchio della porta. Intanto Valerio, grandissimo tiro al volo. Corona, ancora calcio d'angolo. Una delle solite conclusioni di Valerio al volo, come l'abbiamo viste spesso.
Corona ancora al volo per Daniele Riso, un'altra incredibile parata di Martelli, ma un altro gran tiro di Daniele Riso al volo. Chiama la distanza l'arbitro, Barbierao troppo vicino al pallone. Ancora Daniele Riso, un'altra conclusione murata in questo caso da Pacchiarotti. Baio invece Salmeri in questo caso entra al suo posto il numero 6 Lorello e al posto di Pacchiarotti il numero 2 di nuovo Petrilli. Barbierato. Controlla questo pallone Infante e subisce fallo Valerio, infatti il fallo è a favore dell'Heracles. Protesta Infante. Daniele Riso intanto cerca l'uno contro uno, lo trova, deviazione e fallo laterale per i biancorossi. Valerio scambia con Riso, velocissimo lo scambio, fermato però dal numero 6 Lorello. Controlla intanto Daniele Riso davanti alla porta, si fa trovare pronto Martelli. Barbierato prova a far salire la squadra. Ancora Lorello, Barbierato controlla ancora questo pallone dopo aver superato Jurimella, cerca il dribbling senza subire il fallo, dice l'arbitro. Bello il dribbling di Daniele Riso a bruciare Barbierato, non arriva poi bene sul pallone Jurimella. Intanto ripartenza Lorello per Infante, subisce fallo Infanti, sarà calcio di punizione da posizione pericolosa. Quando siamo al 20° della prima frazione di gioco, intanto scalpita in panchina Treglia. Petrilli sul punto di battuta, scambia con Infanti. Uno schema non riuscito. Entra Treglia al posto del capitano Corona. Calcia Lorello, deviato il suo tiro di mancino in calcio d'angolo. Barbierato direttamente sopra la traversa il suo tiro di mancino. Lorello. Barbierato scarica per Petrilli. Ancora Lorello per Petrilli, si libera Barbierato, bene per far salire la squadra. Sbaglia questo passaggio malamente e davanti la porta sigla il 2-1. Valerio con un gran destro in diagonale, un colpo da biliardo, fa 2-1, rimonta completata dopo un avvio altalenante. L'Heracles si rimette in carreggiata. Tutto da rifare per Buonaonda. Treia controlla questo pallone Jurimella, ma recupera Lorello. Recupera a sua volta Francesco Valerio che calcia ancora 3-1.
Che doppietta, un altro tiro alla Francesco Valerio di punta dal limite dell'area, si ficca sotto il set 3-1. Grande rimonta dell'Heracles e altro grande gol di Valerio. Che si porta così a 5 gol in campionato con questa doppietta. Lui che ricordiamolo è stato fermo per qualche settimana per via di un infortunio prima delle feste natalizie. Poi è rientrato e lo vediamo, è rientrato bene. Infatti conquista un altro pallone ancora davanti alla porta. Lo ferma in questo caso invece Lorello. Rientrato in campo Violetto che prova a dribblare tutti e poi Lorello sbaglia la misura di questo passaggio. Al 24esimo siamo sul 3-1 per i padroni di casa. Esce Valerio per rifiatare dopo questi minuti di fuoco intensissimi per lui, rientra Bisecco. Grandissima prestazione fino a questo momento di Valerio. Yuri Mela intanto controlla questo pallone, si gira, para Martelli. Daniele Riso scambia con Yuri Mella, ancora Daniele Riso murato da Lorello. Treia per Bisecco, ancora Treia. Dopo un avvio incoraggiante il Buonaonda si è spento, non riesce più a ripartire come ha fatto nei primi 10 minuti. Abbiamo visto infatti 6-7 conclusioni nei primi minuti, dopodiché poco o nulla. Bisecco per Riso, Treia, sbaglia il passaggio Salmeri, ancora Yuri Mela davanti al portiere, para benissimo Martelli. Ormai è un'occasione al minuto per l'Heracles. Treia libera Bisecco, ancora Riso, sbaglia in questo caso il passaggio ma lo recupera poi con Treia. Ecco davanti alla porta Daniele Riso, palo interno di Daniele Riso. Poteva allungare ancora di più la distanza e buona onda. Treia per Corona che è appena rientrato. Il tripling, il mancino che finisce sul fondo, chiama il time out il mister Stredini. Devono ragionare, dopo un avvio incoraggiante si sono totalmente spenti gli ospiti, invece bene per l'Heracles. Intanto l'arbitra richiama il dirigente dell'Heracles. In questo caso l'Heracles confermerebbe almeno il secondo posto nel caso in cui il Pomezia dovesse vincere, altrimenti potrebbe addirittura salire da solo in prima posizione. Andrebbe inoltre a 6 punti dal Buonaonda e poi da tenere l'occhio sulla partita Aprilia Lido il Pirata. Importante comunque perché se l'Aprilia dovesse vincere il distacco tra le prime quattro e la quinta sarebbe ormai quasi un abisso. Si riprende. Siamo al 27esimo, 3-1 ricordiamolo per l'Heracles, una doppietta di Valerio, un gol di Mella. Per il Buonaonda invece ha segnato Infanti.
Salmeri, per Longo che controlla questo pallone. Lo scarica ancora. Rientrato anche Zottola. Violetto. Salmeri, dribbling su Zottola, non riuscito. Petrilli prova a salire, non subisce fallo, è rimessa per l'Heracles. Si scalda intanto anche Supino. Lungo Petrella, direttamente in fallo laterale per il Buona Onda. L'arbitro ha qualcosa da dire al fotografo, probabilmente non ha il permesso di essere in campo. Vediamo cosa decide l'arbitro, se probabilmente lo farà uscire o potrà rimanere nel rettangolo di gioco. Tanto sta per rientrare per il Buona Onda Infanti, sta uscendo Longo. Può rimanere in campo, si riprende. Salmeri per Infanti, ancora Salmeri che scambia con Violetto. Petrilli, non riescono più a salire. Infatti recupera questo pallone Corona, calcia verso la porta, ma devia Martelli sul palo e poi calcio d'angolo. Altra grande occasione per l'Heracles, questa volta ha tentato Corona. Entrato Supino al posto di Treglia. Zottola prova lui col destro e recupera poi questo pallone, ma è laterale per gli ospiti, dice l'arbitro. Violetto ancora, recupera il pallone Supino, lo recupera a sua volta Violetto, riparte ancora, il pallone è uscito, dice l'arbitro. 2 minuti di recupero, finirà il 32esimo. Bisecco sbaglia il passaggio Corona. Petrilli non arriva alla conclusione perché è murato da Corona. La grande conclusione di Salmeri, parata da Paolo Petrella. Ancora Salmeri, devia in fallo laterale. Era un quarto d'ora che non si vedevano i ragazzi ospiti in zona d'attacco. Ci ha pensato adesso Salmeri a scaldare le mani a Paolo Petrella. Ancora Salmeri, tenta la conclusione murata. Si appoggia al portiere Petrilli. Martelli va lungo a cercare Salmeri, ma blocca comodamente Paolo Petrella. La scarica su Bisecco, subisce poi fallo Paolo Petrella. L'arbitro però non fischia nulla, ha subito un colpo in testa da parte di Salmeri. Squadra la testa invece Salmeri, dice di non averlo toccato. Ancora per terra Paolo Petrella. Sembra farcela, poter continuare per quest'ultimo minuto del primo tempo. Un minuto adesso, dice l'arbitro. Si riprende da rimessa laterale per
i locali probabilmente. Restituiscono il pallone polemico l'arbitro, di nuovo si ripete la stessa scena di prima, Violetto restituisce il pallone, Supino lungo per Zottola che invece libera Salmeri dopo che sbaglia il passaggio, Salmeri davanti alla porta, ancora Violetto, la conclusione murata da Bisecco, doppia occasione per gli ospiti, doppia occasione, prima con Salmeri e poi con Violetto, Corona scarica per Supino, Bisecco subisce fallo, credo sia il terzo, lontani dai sei tiri liberi, dai sei falli che potrebbero consentire il tiro libero, controlla Zottola questo pallone con la spalla, finisce così il primo tempo 3-1 per l'Heracles, doppietta di Valerio e gol di Jurimella, per gli ospiti invece ha segnato Infanti, l'appuntamento è per il secondo tempo. In campo per il secondo tempo l'Heracles vince 3-1 con il Buenaonda. Le squadre sono pronte in campo per l'Heracles: Mella, Corona, Riso, Valerio e Pietrella a porta. Per il Buenaonda tra i pali Martelli, Salmeri, Infanti, Violetto. E si parte. Primo possesso per l'Heracles, Valerio lungo per Jurimella che non controlla. In campo per il Buenaonda anche Petrilli. Autori delle reti nel primo tempo sono per l'Heracles Jurimella e una grande doppietta di Valerio che in un minuto ha siglato due grandi reti, rimontando così lo svantaggio iniziale con una bella rete di Infanti dopo diverse conclusioni dei ragazzi ospiti, partiti bene ma che hanno perso durante il corso del primo tempo le energie. Dovrà gestire bene l'Heracles in questa fase. Corona, bello il lancio di Daniele Riso, non arriva sul pallone di Jurimella, ripartenza Salmeri, scambia con Infanti, dentro per Violetto che cicca il pallone, riparte ancora Daniele Riso, Corona lungo per Jurimella, chiude il solito Salmeri ma conquista una rimessa laterale. Infanti tenta direttamente alla tre quarti ma finisce sul fondo. Corona lungo per Jurimella, gestisce questo pallone, non è uscita, dice l'arbitro, tra le proteste della squadra ospite. Riparte Violetto, scambia con Infanti davanti alla porta, esce benissimo Paolo Petrella, un altro grande intervento che si aggiunge a quelli fatti nella prima frazione di gioco. Violetto per Petrilli, che va da Infanti, chiude benissimo Valerio. Ancora Salmeri. Lungo per Infanti che non conquista il fallo, dice l'arbitro. Sembrava essere stato spinto ma non secondo il signor Pompilio. Valerio per Daniele Riso, ancora Valerio. Lungo sempre per Riso che non può arrivare su questo pallone, lo controlla comodamente Violetto. Martelli per Salmeri,
ancora per Petrilli, lungo per Infanti che controlla questo pallone da solo contro Valerio, ma recupera ottimamente, poi sbaglia il disimpegno Corona. Infanti protegge questo pallone, lo scarica per Salmeri che tenta la conclusione di punta murata da Valerio. Iurimella protegge questo pallone, lo scarica per Valerio, lungo per Corona davanti al portiere, solo lui e Mella. Mella si fa neutralizzare da Martelli, grande intervento, ipnotizzato Iurimella. Intanto scambio dall'altra parte, Petrilli e Violetto davanti alla porta, palo, azione da una parte all'altra, ancora Iurimella prova a ripartire, chiuso da Petrilli. Azione da una parte e dall'altra, prima Iurimella si fa ipnotizzare da Martelli, dall'altra parte invece Infanti e Violetto non riescono a bucare in 2 contro 1 Petrella, e colpisce il palo Infanti solo davanti alla porta. Valerio sbaglia il lancio lungo, Infanti per Petrilli, chiuso ancora da Valerio, dentro il pallone ancora per Petrilli, Violetto la mette sotto il set, accorcia le distanze, il 3-2 di Violetto che già nel primo tempo aveva messo in difficoltà la difesa dell'Heracles, accorcia le distanze. Poteva chiuderla Iurimella, invece adesso è tutto da rifare. Un gol a distanza delle due squadre. Ancora possesso Heracles, che deve ammazzare il match. Iurimella non controlla questo pallone. Ripartenza ancora per Violetto che scambia con Infanti. La conclusione che finisce a fil di palo, deviato, calcio d'angolo. Si è riacceso all'improvviso il Buenaonda. Ancora Salmeri, la conclusione, di nuovo possesso Buenaonda, come nel primo tempo. In questi primi minuti sta facendo la partita la squadra ospite. Sbaglia però Infanti questo passaggio. Corona per Mella che protegge questo pallone, ma lo recupera Salmeri. Violetto per Petrilli che sbaglia. Salmeri ancora per Infanti. Appoggia a Petrilli. Cerca un passaggio ma lo sbaglia Petrilli. Chiede poi il fallo, non concesso all'arbitro. Corona, doppio dribbling, scarica poi per Iurimella, ancora concede di nuovo il pallone a Corona che carambola il pallone su Salmeri, finisce in fallo laterale. Valerio tenta la conclusione che finisce sul fondo. Quando siamo al settimo del primo tempo, l'Heracles conduce ancora per 3-2, ma sta soffrendo. Infanti scambia con Violetto, recupera il pallone Daniele Riso, lo scarica per Corona, lungo per Iurimella, chiude ancora il solito Salmeri, ottima prestazione la sua. Petrilli tenta il dribbling, chiuso da Francesco Valerio, riparte Iurimella, bello il dribbling, ancora un dribbling, subisce poi il fallo da parte di Salmeri che protesta e dice che si è tuffato, ma chiede il cambio intanto Iurimella, non ce la fa a continuare, entra Vincenzo Zottola. Sul punto di battuta Corona, il capitano. Vediamo se cercherà la conclusione o uno schema. C'è Daniele Riso dall'altra parte del campo. Infatti viene cercato lui che sbaglia il controllo però. E ancora lui controlla e sbaglia questo tiro però davanti alla porta. Grande occasione Heracles.
di solito da posizioni molto più complicate riesce a inquadrare la porta, in questo caso non riesce. Scarica di Neri su per Petrella e rilancia il più lontano possibile questo pallone. È entrato intanto il numero 5 per il Buenaonda, Pacchiarotti, per far rifiatare Infanti. È uscito anche Violetto per far entrare il capitano Longo. Possesso Buenaonda, bello il tacco di Longo, ma non arriva su questo pallone Petrilli. Ammonito Salmeri da parte dell'arbitro, ha detto troppe chiacchiere fino a questo momento. In effetti l'abbiamo visto spesso battibeccare. Valerio dribbla Longo, sale, doppio dribbling, non subisce fallo, dice l'arbitro, sta lasciando correre molto il signor Pompilio di Aprilia. Pacchiarotti scarica per Longo, tiro deviato da Valerio, sarà calcio d'angolo per i ragazzi in casacca nero arancione. Sul punto di battuta Petrilli che va dentro per Pacchiarotti, ma una deviazione ancora di Valerio fa terminare il pallone ancora in calcio d'angolo. Ancora Longo, murato da Daniele Riso, la rimessa laterale. Longo di Mancino, mura Valerio, Salmeri sta cercando la via del gol il Buenaonda per portare in parità il match. Pacchiarotti, Longo va lungo ma recupera Zottola, scarica per Bisecco. Daniele Riso appoggia per Bisecco, ancora Riso cercato, ancora Bisecco. Scarica per Valerio, Bisecco, rete fitta di passaggi, chiama Daniele Riso il pallone, eccolo! Grande assist di Bisecco per Daniele Riso che davanti alla porta fredda Martelli, è 4-2, si porta di nuovo sul doppio vantaggio l'Heracles. Segna anche in questa partita, 14° gol in campionato per Daniele Riso. Bisecco scarica per Daniele Riso, perdono però questo possesso, Violetto davanti alla porta, cicca il pallone. Lungo Petrella per Zottola che di testa arriva sul pallone ma finisce sul fondo. Altra occasione. ...4-2 al 13° del secondo tempo. Entrato di nuovo Infanti, ancora Violetto, rimasto pochissimo fuori dal campo, probabilmente la sua squadra ha bisogno di lui in questo momento, ma perdere questo pallone però non aiuta la squadra. Infatti Martelli è costretto a uscire, a rilanciare via questo pallone, concedere una rimessa laterale a Daniele Riso e compagni,
Bisecco per Zotto, ancora Bisecco. Bello il pallone dentro per Treia, che liscia però questo pallone. Salmeri per Violetto, scambiano ancora i due. Pacchiarotti protegge questo pallone. Violetto scarica a Salmeri, non trovano il modo di bucare centralmente. Tenta il dribbling Violetto, scambia ancora con Salmeri. Stanno abbassando, infatti Zotto davanti alla porta conclude, ma devia Salmeri, chiede il fallo ancora Salmeri, protesta, è già ammonito. Salmeri, proprio lui, tenta la conclusione, blocca in un tempo Paolo Petrella. Bello il dribbling di Infanti, ancora lui, il tunnel, viene fermato, poi chiede il fallo ma l'arbitro non lo concede. È entrato intanto Lorello al posto di Salmeri, già ammonito per battagliare con Zottola. Infanti, il tacco per Violetto, ancora Pacchiarotti, tenta la conclusione di Mancino, blocca ancora Paolo Petrella. Pronto a rientrare Yuri Mella, si scalda anche Valerio. Lorello per Violetto, che perde questo pallone. Zottola chiuso da Lorello. Prova a salire Pacchiarotti. Infanti sbaglia un altro passaggio, Daniele Riso, 2 contro 2, si ferma, rallenta, preferisce gestire questo pallone. Bisecco dall'altra parte per Treia, ancora Treia dentro per Bisecco, chiude benissimo Pacchiarotti, perde poi questo pallone, segna Bisecco il 5-2 dopo un disimpegno sbagliato di Lorello e Pacchiarotti. Chiude probabilmente il match al 16esimo. È 5-2 ed entra Yuri Mella al posto di Vincenzo Zottola. Lorello cerca Infanti, che subisce fallo da parte di Bisecco. Subito Lorello, la conclusione murata, ancora subisce un altro fallo, questa volta Petrilli da parte di Daniele Riso, un'altra punizione. Entra Barbierato e va proprio lui su questo calcio di punizione, probabilmente potrebbero servire le sue conclusioni dalla distanza. Infatti tenta e ritenta la conclusione, parata da Petrella. Abbiamo detto, alla botta questo ragazzo, con un mancino di fuoco. Ancora tenta la conclusione Barberato, ancora di destro questa volta che non è il suo piede. Time out chiamato da Matteo Macari, da gestire questo 5-2. Risultato importantissimo, davvero importantissimo per l'Heracles, che volerebbe a 32 punti, in questo momento 46 gol fatti, e rimane ancora la miglior difesa con 21 reti subite con quelle di oggi. La seconda miglior difesa è quella del Pomezia con 29 reti subite, ben lontana.
scalda anche Supino. Entrano in campo ancora gli stessi per il Bonaonda. Esce invece Daniele Riso per dar spazio ancora al capitano Corona. Bisecco per Yuri Mella che protegge questo pallone, ci riesce e conquista una buona rimessa laterale quando mancano poco più di 10 minuti al termine della partita. Treia per Corona, recupera benissimo questo pallone Petrilli, scarica per Barbierato, tenta il dribbling, lo scarica male, perde questo pallone, Corona davanti al portiere, lo mette dentro ma chiude Martelli, rimessa dal fondo, anzi rimessa laterale, provano tutto per tutto, provano a salire, Barbierato per Petrilli, va la conclusione, il suo tiro cross, sul suo tiro cross non arriva Infanti, Corona, Yuri Mella, ancora Corona, Treia, lungo il suo pallone, non possono arrivare. Infanti scarica per Lorello, ancora Barbierato, mantiene il pallone in campo, Lorello lungo per Infanti, controlla questo pallone, prova a girarsi, il tunnel su Treia, perde poi il possesso però, Treia allora scarica, Bisecco rilancia, direttamente per Barbierato che sbaglia la misura del passaggio, ripartenza, gestisce il pallone invece Mella con Bisecco, tenta la giocata Corona ma finisce in fallo laterale grazie all'intervento di Barbierato. Sbaglia Corona, tanti errori in questa fase. Barbierato vuole arrivare alla conclusione, non ci riesce perché Corona lo frena. Subito pronto Violetto, di nuovo entrare al posto di Barbierato. Lorella ancora per Barbierato, va lungo per Infanti, protegge questo pallone, cerca uno scarico che non trova però, prova un colpo di tacco recuperato però da Treia che va lungo, rimessa laterale sul punto di battuta Petrilli, tenta la conclusione, murata da Corona, finisce tra le braccia di Petrella, lungo Petrella per Yuri Mella, controlla questo pallone, Sombrero si appoggia a Treia, ancora Bisecco, dice di andare lungo, chiama lo schema, Corona, ancora per Yuri Mella, protegge questo pallone, non subisce fallo, poi cade, rimessa laterale Buonaonda, dice l'arbitro, mentre protestano i locali per un fallo subito, intanto ripartono subito. Barbierato, ennesimo pallone sbagliato da Petrilli, Bisecco dentro per Yuri Mella che la può chiudere, la tocca ma non finisce in rete, chiedono il fallo perché Yuri Mella ha trovato un contatto, intanto l'arbitro ammonisce per proteste, Bisecco, scintille in campo, chiedono il rigore per un presunto fallo subito da Yuri Mella che è arrivato alla conclusione ma non bene per un contatto con il portiere numero 12 Martelli, protesta la panchina locale, sofferente in campo Yuri Mella, sta uscendo un'altra volta dal campo, siamo al 23esimo,
Barberato cerca Infanti, uno contro uno con Bisecco, si gira il mancino, chiuso ancora da Paolo Petrella. Sempre attento Paolo Petrella, il numero 23 in questa partita. A parte qualche rilancio sbagliato. Infanti per Barbierato. Cerca Lorello, va alla conclusione. Chiuso da Corona, sarà ancora calcio d'angolo. Violetto intanto assieme a Salmeri aspetta da un bel po' a bordo campo per entrare. Lungo Valerio, distinto tra le braccia di Martello. Lorello sale, ancora Infanti. Lungo Lorello, male, recupera Daniele Riso. Sottola, si gira. Scambia con Corona, Corona tenta un mezzo pallonetto che finisce sul fondo. Eccolo Salmeri, entrato al posto di Lorello. Aspetta intanto ancora Violetto. Recupera Zottola questo pallone, Corona per Valerio, Petrella va lungo, non rischia nulla, Riso non riesce a controllare questo pallone. Salmeri per Barbierato, il dribbling che riesce ma poi la spazza di Riso. Infanti, appoggia per Barbierato, ecco un'altra sua conclusione, ma sempre attento Paolo Petrella. Intanto Zottola prova questo tiro al volo. Chiuso Barbierato, Zottola riparte, 3 contro 1. Corona davanti alla porta, chiuso bene da Salmeri. Entrata adesso Violetto al posto di Barbierato. Infanti, vai alla misura del passaggio, ripartenza. Valerio, uno contro uno. Direttamente la conclusione, Martelli para. Ora Francesco Valerio. Chiama la deviazione che non c'è stata. Violetto. Passaggio a vuoto di Petrilli, ma Infanti lo recupera. Tenta la conclusione invece di servire un pallone per Violetto e finisce sul fondo. Errore in questo caso di Infanti, che poteva riaccorciare le distanze, egoista in questo caso. Entra Supina al posto di Vincenzo Zottola, sale intanto Salmeri per tentare il tutto per tutto in questi ultimi minuti. Devono recuperare 3 reti di svantaggio. Violetto tenta la conclusione che finisce sul fondo. Siamo al 28esimo. Corona prova a girarsi. Scarica per Zupino, che si appoggia male per far ripartire Infanti, ma chiude bene Valerio. Sbaglia l'ennesimo passaggio Infanti. Violetto, tacco per Petrilli, per Infanti, Salmeri, Violetto ancora il dribbling, dice che è uscito il pallone l'arbitro.
Daniele Riso, lungo per Zupino, finisce tra le braccia, anzi no, colpisce di testa questo pallone Martelli, dice che è uscito l'arbitro. Riparte Petrilli, non subisce fallo, Infanti davanti alla porta, Violetto sbaglia la conclusione di Mancino, deviata da Corona. Salmeri, Violetto vuole liberare il destro, non riesce però, chiuso bene da Riso. Ancora Violetto, scambia male, riparte Riso, 2 contro 1 assieme a Corona, scambia Corona dentro per Daniele Riso che se lo mangia questa volta. E riparte ancora Salmeri, pallone dentro, subisce fallo, probabilmente rigore. No, il fallo subito fuori dall'area, sarà punizione. Rientra Barbierato per calciare questa punizione, non a caso è entrato sempre in situazioni da calcio piazzato Barbierato, proprio per la sua caratteristica. In campo in questo momento per il Buenaonda la formazione più offensiva possibile, Infanti, Violetto, Barbierato e Salmeri. Mancano 2 minuti al termine della partita. Barbierato prova a riaprirla lui, la conclusione direttamente sul fondo, malamente calcia questo tiro piazzato. Riso per Corona, lungo per Supino, davanti la porta ma finisce in fallo laterale il pallone. Barbierato prova a riaprirla un'altra volta ma non riesce, ancora il suo mancino sul fondo. Tante le sue conclusioni oggi ma mai finite in rete. Corona intanto ci prova anche lui, ormai sembra una partita di tennis. Ogni 30 secondi c'è un tiro in porta, da una parte o dall'altra. Per quello che ormai sembrerebbe un'impresa impossibile per il Buenaonda, manca poco più di un minuto. Barbierato intanto, il dribbling è netto, ancora e sbaglia, vuole troppo in questo caso, poteva calciare in porta, invece cerca un tacco inutile dopo 2 ottimi dribbling. Siamo al 31 e 30. Supino prova a girarsi, tunnel, ancora un dribbling, Supino chiuso poi da Salmeri, l'ultima ripartenza, Violetto, la sua rapidità, l'uno contro uno con Valerio, lo dribbla ma finisce sul fondo e probabilmente si spegnerà su questo pallone la partita. Petrella riparte subito invece, Daniele Riso finisce così, termina 5-2 per l'Heracles che vola a 32 punti. Le reti per la squadra di casa sono di Bisecco, Riso, doppietta per Valerio e un gol di Mella. Per il Buenaonda invece segnano Infanti e Violetta. Un ringraziamento a Tiziana Palombo per le riprese e da Francesco Di Luna. L'appuntamento è sul parquet per l'intervista. Siamo con Paolo Petrella, quest'oggi una vittoria convincente per l'Heracles per 5-2 contro il Buenaonda, un importante successo per questo 2019.
È stata una partita molto sofferta per la qualità della squadra avversaria. Abbiamo sofferto sia i primi 10 minuti del primo tempo, sia i primi 10 minuti del secondo tempo. Ma poi ci siamo riscattati alla grande e abbiamo portato a casa questa vittoria, meritata. Abbiamo spesso parlato della difesa, ma ultimamente vi state sbloccando anche in fase gol. Infatti non c'è un vero bomber, ma segnano un po' tutti. È un altro punto di forza dell'Heracles? È il punto di forza principale dell'Heracles. Non c'è un giocatore il più forte, ma siamo tutti forti e quindi riusciamo ad andare a segno tutti quanti. Oggi è stato il turno di Dubino, nelle prossime partite sarà il turno di qualcun altro. La prossima partita sarà in casa con il Latina, ricomincia il girone di ritorno. Che partita sarà? Da non sottovalutare immagino, insomma, come la preparerete? All'andata questa partita è stata sofferta dal primo all'ultimo minuto e sarà lo stesso anche al ritorno. Loro sfruttano molto le individualità di vari mancini della squadra e quindi sarà per lo più sofferta questa partita e da non sottovalutare. Un auspicio per questo 2019? Di iniziare con il piglio giusto e di pensare a partita dopo partita. Nessun obiettivo, solo vincere il sabato.